Amici e amiche di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne, ben trovati da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza. Siamo collegati telefonicamente e lo ringraziamo di cuore con Don Cristian Evangelista, parroco della parrocchia di San Nicola, vescovo a Ceratina. Benvenuto, Don Cristian. Buongiorno a tutti, grazie. Ecco, Don Cristian, nella tua parrocchia, insomma, si sta avvicinando ormai un appuntamento molto importante, con l'evangelizzazione. Ci puoi spiegare di che cosa si tratta? Sì, a partire dal giorno 30 di questo mese inizieranno le catechesi per giovani e adulti. È una realtà ormai conosciuta nella Chiesa, un carisma già testato, diciamo così, che si chiama Cammino neocatecumenale. Inizieremo con le catechesi, sperando che molta gente possa partecipare, proprio per dare forza alla parrocchia, per investire nel futuro e per cercare un metodo, diciamo così, già testato per cercare di avvicinare le persone che negli ultimi decenni si sono un po' allontanati, ecco. Quindi cercare un linguaggio nuovo, un qualche cosa che possa attirare le persone, per fargli fare un cammino di fede che possa rispondere alle problematiche esistenziali che accompagnano sempre di più le persone che si sono allontanate dalla Chiesa. Quindi cercare un metodo nuovo, tra virgolette, per poter parlare al cuore delle persone. Quindi Ecco, praticamente, sì, dimmi. dicevo, forse serve appunto renderci conto un pochino tutti quanti che Cristo è presente nella concretezza e nella quotidianità delle nostre vite, delle nostre famiglie, delle situazioni che viviamo. Certo, perché più passa il tempo, più si cerca di separare, diciamo così, la vita dalla fede. Sembrano due cose diverse. Molte persone credono che il santo si trovi dentro la struttura della chiesa, dentro le quattro mura, e poi al di fuori, diciamo così, si vive in modo un po' separato, come se Dio fosse, non esistesse al di fuori della struttura della chiesa. Mentre invece, ecco, questa tipologia di linguaggio che si usa attraverso questo carisma è proprio cercare di far capire alle persone che Cristo è presente nella vita quotidiana, nel lavoro, nella famiglia, soprattutto nella quotidianità. Ecco. E ci vuole un linguaggio che possa toccare le persone, che possa fargli capire la nostra vita, è indispensabile avere questa relazione con il trascendente, con Dio, per poter dar forza alle nostre famiglie, per darci la forza per andare avanti, per avere una speranza per il futuro, soprattutto la certezza della vita eterna. Ecco, le persone hanno bisogno oggi sempre di più, mi accorgo nei funerali e nei vari sacramenti che faccio, che la vita eterna è una cosa concreta, che esiste realmente, che non è una convinzione, diciamo così, qualcosa per sfuggire dalla paura della morte, ma che è una realtà vera, che esiste, concreta e che ci condiziona poi tutta la vita. Una cosa è vivere pensando di dover morire e non esistere mai più, una cosa è sapere che esiste un'eterna domenica che ci aspetta già. Quindi ecco, c'è bisogno di gridarle alle persone. Infatti noi già domenica, il giorno prima delle catechesi, del 30, andremo per le strade di Ceratina, se il tempo ce lo permette, io spero, con processioni, con canti, per fare un po' di rumore, ecco, per risvegliare un po' il cuore delle persone che credono in Dio, che però si sono un po' addormentate con questo ritmo, diciamo, frenetico che ci accompagna oggi. Quindi io spero che tante persone possano partecipare, insomma, ecco. Ecco, sì, la speranza è anche che si possa vedere, diciamo, dei cristiani che si uniscono, che, insomma, che vivono la dimensione anche comunitaria della fede. Quanto è Sì, importante questo? è importantissimo. Allora, bisogna far rumore, come dicevo prima, per far vedere che la Chiesa è viva. Questa è la prima cosa, perché la Chiesa è viva, però ecco, forse non sembra, eh? E allora il fatto che ci riuniamo, andiamo cantando per le strade, è un modo per far capire che la Chiesa è viva, che è bella poter vivere dentro di lei, che ci sono tante cose belle che può ancora dare, che, soprattutto per i giovani, perché i giovani vedono la Chiesa come qualcosa di antico, di vecchio, mentre invece Gesù Cristo è sempre nuovo.
Gesù Cristo è sempre nuovo, l'uomo è sempre lo stesso, le sue problematiche sono sempre le stesse, e soprattutto in questa società, come dicevamo prima, dove gli attacchi sono molto più forti dell'ateismo, di tante ideologie, una comunità, vivere comunitariamente la fede aiuta a difendersi da tanti pericoli che esistono, soprattutto per difendere la famiglia, per difendere la fede dei più fragili come i giovani, che nelle università attraverso la filosofia e tanti studi sono un po' condizionati, ecco, da questo ateismo che ci sta invadendo sempre di più. Quindi una comunità ti aiuta a crescere, quindi il giovane con la persona più anziana, l'uomo con la donna, eccetera, eccetera, poter convivere in questo contesto di fede ci aiuta ad avere una fede matura, grande, e a poterci difendere da quelli che sono i pericoli di questo ateismo e relativismo, anche oggi si relativizza tutto. Ecco. Quindi secondo me è molto importante cercare qualche cosa che ci aiuti a coltivare la fede. Il cammino, secondo me, è una risposta ancora valida per questo tempo. Eh sì, e poi la fede viene sempre dall'ascolto di una parola. Quante volte certo, magari ci accorgiamo certo. che una parola cristiana, insomma, una parola di fede, di speranza, in una situazione magari difficile, cambia tutto. Certo, certo, infatti ci vuole, ecco, Dio cerca un pochettino la scusa per arrivare ai nostri cuori, no? Quindi ci vuole un pretesto, magari tante persone non si avvicinano, però quando vanno poi rimangono colpite. Come dice San Paolo, la fede nasce dall'ascoltezza della predicazione. Io dico sempre questa cosa: qual è il segno di Giona? Mi piace dire alle persone, a volte la domenica, no? Dice: nessun segno sarà dato se non il segno di Giona. Io per tanto tempo ho creduto che il segno di Giona fosse il giorni che è rimasto dentro la balena, quindi l'immagine di Cristo che è rimasto tre giorni sepolto, diciamo, nella morte e poi risuscitato. Ma oltre questo, il segno di Giona, ho capito che è proprio la predicazione, quindi Cristo si nasconde proprio nella predicazione, e la fede nasce dall'ascolto. L'ascolto, attraverso l'ascolto la parola ci feconda il nostro cuore, la nostra mente, la nostra anima, e poi niente, germoglia. Poi questa fede deve essere custodita, deve essere alimentata, come il nostro battesimo deve crescere fino a diventare una persona adulta, l'immagine di Cristo. Quindi c'è bisogno di una comunità, c'è bisogno dell'ascolto, c'è bisogno dei sacramenti, di una vita, diciamo così, equilibrata, coltivare attraverso i sacramenti, soprattutto il perdono dei peccati e l'Eucarestia, dal quale, diciamo, ci siamo un po' allontanati. Senza queste cose la fede muore, non ce la può fare con tutta la frenesia, con le tentazioni del mondo di oggi. Quindi ecco, dare alle persone la possibilità di poter anche vedere quanto è bella la Chiesa, la ricchezza che c'è attraverso la predicazione, mostrargli le ricchezze che si nascondono, diciamo così, nella grande tradizione cristiana. E dobbiamo dirgli alle persone, adesso l'unica cosa che manca è che loro vengano ad ascoltare. Quindi io spero anche attraverso questa intervista le persone si animano un pochettino a poter partecipare. Lo speriamo anche noi. Allora, ricordiamo l'appuntamento nella parrocchia di San Nicola Vescovo a Cerratina a partire da lunedì. A che ora? Allora, alle ore 21, per un paio di mesi, diciamo così, sono le catechesi, il lunedì e il giovedì. Lunedì e giovedì alle ore 21. Grazie, allora Don Cristian Evangelista, parroco della parrocchia di San Nicola Vescovo a Cerratina, e grazie anche a tutti voi per averci seguito e a risentirci. Grazie mille. Grazie.